Benvenuto anche agli ospiti lontani e benvenuto ovviamente al nostro relatore, l'ingegnere Giovanni Venturi. Passo subito la parola al prefetto di Fermo, del club di Fermo, la dottoressa Silvana Zummo, per la lettura del curriculum dell'ingegnere Giovanni Venturi. Grazie Presidente. Giovanni Venturi, nativo del Montefeltro, laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, ha operato prima come dirigente dell'IBM Italia e direttore della filiale di Ancona e poi come consulente di progetti informatici in varie regioni d'Italia, dalle Marche all'Emilia-Romagna alla Lombardia. Da sempre appassionato d'arte, in particolare della pittura gotica e rinascimentale, ha coltivato questo interesse visitando mostre e partecipando a convegni e incontri su temi storico-artistici nel suo peregrinare professionale. Già presidente di un club cittadino, il Club Falconara, vicepresidente degli Amici dei Musei delle Marche e presidente del Rotary Club Ancona Conero, nell'anno 2017-2018, attualmente presidente del Comitato Nazionale Interpaese Italia, Malta, San Marino, Russia, da diversi anni ha colto l'esigenza e si è attivato per valorizzare il ricco patrimonio d'arte e di cultura della regione Marche, in particolare della sua terra d'origine, sia sotto il profilo della sua conoscenza, del suo rapporto tra arte e fede, che di quello della promozione dei suoi territori, veri itinerari museali permanenti. Tale impegno e passione lo hanno portato a cimentarsi prima in alcuni approfondimenti ed articoli di carattere storico e artistico locale, a proporre mostre tematiche, a realizzare tour in ambito regionale, fino a progettare, realizzare e divulgare il presente progetto editoriale. Benvenuto Giovanni e ripasso la parola al presidente. Grazie Simone. Bene, allora passiamo subito la parola al nostro relatore. Croci dipinte nelle Marche, capolavori d'arte e spiritualità dal XIII al XVII secolo. Prego Giovanni. Allora, facciamo la condivisione. Sì. Ok. Vedete bene, sì? Sì, benissimo. Allora, di nuovo, buonasera a tutti e ovviamente ringrazio Margherita per avermi dato questa presentazione. Saluto i soci del club e ovviamente tutti gli ospiti. Allora, questa presentazione dice un po' quella che è la motivazione, no, di questo lavoro, questa ricerca che è durata ben 2 anni e che ha prodotto il volume appunto Croci dipinte nelle Marche. Croci dipinte che, quindi sto parlando di croci dipinte su tavola, quindi non crocifissi scolpiti, quindi questo per delimitare l'ambito della ricerca. In questa ricerca ovviamente ho avuto
come vedete anche dalla copertina, sono stato coadiuvato nella ricerca e nel progetto editoriale dalla dottoressa Maria Gianna Tempo Lopez, che alcuni di voi, parlo del Fermano, sicuramente hanno conosciuto, perché era la vicaria della soprintendenza di Urbino ed ha operato molto nell'ambito del maceratese, insomma, e anche mi sembra del Fermano nei suoi anni di attività di vice soprintendente. La mia presentazione sarà divisa in tre parti. Una parte è già stata praticamente quasi esaurita con la presentazione letta, poi ci sarà una seconda parte in cui cercherò di inquadrare il fenomeno delle croci dipinte e quindi dello sviluppo iconografico di questa modalità di raffigurazione del Cristo, perché ovviamente non tutti sono dentro a questa particolare tematica religiosa e artistica, e poi ovviamente farò una carrellata delle principali opere che sono state censite. Premetto che questo lavoro è partito sicuramente da già studi fatti da altri singoli studiosi della sovrintendenza, eccetera, però non era mai stato fatto una ricerca unitaria che raggruppasse in un unico studio, quindi in un unico risultato, tutte queste opere delle macchie. Noi, come vedremo, ne abbiamo tantissime, anche rispetto al panorama nazionale. Faccio vedere in maniera provocatoria questo titolo di questo libro, uscito 3-4 anni fa. Non parla di croci dipinte, no? Parla di curiosità, storie inedite, misteri, aneddoti storici, luoghi sconosciuti in una regione dai mille volti. Ecco, cominciamo a dire proprio regione dai mille volti, lo vedremo anche a livello di queste opere. Ho detto in maniera un po' provocatoria, perché adesso magari mi limito a dire, visto che ci sono degli ospiti, che noi marchigiani non siamo molto bravi a promuovere, a valorizzare tutti gli aggettivi che volete, no? Uno storico dell'arte, no? Come è stato detto, sono un ingegnere, sono appassionato d'arte, soprattutto della parte gotico rinascimentale. I fondi oro sono per me una delle cose che apprezzo di più, soprattutto quello dal 2 al 300 al 400. E io ho sempre sentito l'esigenza, no, di promuovere non solo tra virgolette le bellezze del territorio di origine, il Montefeltro, ma in genere di tutte le marche. Io abito da tanti anni a Falconara, quindi ho riacquistato la conoscenza anche di tutto il resto delle marche. Proprio per questo, nel 2000, lavorando in quel periodo a Bologna, appunto per l'IBM, andai a vedere una mostra che era la mostra sul 200, forme e colori del Medioevo, intitolata. Andai a vedere questa mostra, non sapevo che c'erano questi tipi di opere in esposizione, e entrai tra le varie sale, in due sale, di cui una è questa, tutta oscurata, tutta al buio, con queste opere monumentali, sono praticamente le croci dipinte delle chiese bolognesi, illuminati da sotto, con un effetto, un'emozione grandissima, perché potete immaginare queste croci dipinte, la prima che vedete a sinistra, se non ricordo male, sui 6 metri per 4, quindi sono veramente monumentali. Normalmente sono messe
molto in alto nelle chiese, qui invece erano, diciamo, quasi a livello di altezza umana, e quindi l'effetto era immediato e grandissimo. C'erano appunto due sale con 6 o 7 di queste croci. E già allora mi chiesi come mai nella nostra regione non erano mai state organizzate croci, mostre su queste opere, poi ovviamente magari anche su altre dello stesso periodo storico. Pensate che lungo la costa adriatica l'ultima mostra che è stata fatta a Rimini nel 1935. Sulla scuola riminese del 300, e poi di fatto non sono state più fatte, anche se ovviamente in qualche mostra qualche croce singola è stata messa in mostra. Normalmente, il fenomeno delle croci dipinte è un fenomeno prettamente italiano, poi magari ce ne sono alcune anche all'estero, e soprattutto dell'Italia centrale. Poi ce ne sono parecchie anche in Sicilia e qualcuna in altre regioni, ma è prettamente, diciamo, la Toscana, l'Umbria, le Marche e l'Emilia Romagna e qualcosa il Veneto. Quindi, per esempio, poi le altre mostre sono state fatte, tipo questa che vedete, ce ne sono due immagini della mostra a Perugia di tre anni fa, che era intitolata Francesco e la croce dipinta. Quindi, come vedete, altre regioni, quindi poi non ne parliamo della Toscana, no? E della stessa Sicilia, mostre su queste opere che hanno praticamente segnato la storia religiosa, artistica di quel periodo preso in considerazione, soprattutto, diciamo, 200, 300 e 400. Un'altra motivazione, questa più personale, adesso allargo un attimo l'immagine così si vede meglio, è strettamente personale. Molti mi hanno chiesto, ma perché le croci dipinte, perché, come dire, ti sei indirizzato verso questa tematica artistica? Beh, allora, questa è la chiesa di San Michele Arcangelo, Macerata Feltro, dove io sono nato. E quindi, come molti della mia età, ho fatto il chierichetto in questa chiesa. E quindi, come vedete, la croce che poi ho messo nella copertina, non pensate che l'abbia messa per un fatto campanilistico, perché del mio paese, dopo ne parleremo, l'ho vista per anni sotto i miei occhi e quindi forse mi è rimasta anche nel cuore. Ecco, quindi questa è stata un po', diciamo, un'altra spinta a andare a indagare e a ricercare sulla questa tipologia di opere. Vabbè, questo era un santino che sempre nella mia parrocchia, il prete allora, che poi è diventato vescovo di Urbino, dava la benedizione delle macchine, e quindi io questo santino me lo sono tenuto sempre nel parabrezza della macchina, no? Lo portavo come porta fortuna, per dire, mi ha sempre un po' seguito questa immagine di questa croce dipinta. Allora, sono croci monumentali, poi lo vedremo, normalmente sono sempre intorno ai 3 metri per 2 qualcosa, eccetera. Alcune raggiungono, come quella della copertina, anche circa 4 metri, poi ce ne sono ovviamente anche più piccole. Quindi, detto questo, vediamo un attimo il fenomeno della croce dipinta e della iconografia, cioè della rappresentazione del Cristo in croce, brevemente. Nel 1929, una bravissima storica dell'arte, Evelyn Sander Bavalai, in inglese, fece uno studio notevolissimo, un tomo da circa 1000 pagine, no? In cui andava a studiare in maniera anch'essa abbastanza unitaria, ad ampio raggio, il fenomeno delle croci dipinte e, come diceva lei, dell'iconografia della passione di Cristo.
Allora, voi pensate che, quindi fece uno studio grandissimo, però soprattutto limitato al 200, al 200. Allora, lei nelle Marche ne censì 4, due di Fabriano, uno di Ancona e una di Urbino, 3 del 200 e una del 300. Ecco, allora io vi dico che nello studio fatto con la dottoressa Giammatienco, noi ne abbiamo censite nelle Marche ben 50. Poi nel libro sono state riportate 45. Gli altri sono state solo citate, poi dirò per quale motivo. Quindi pensate, un patrimonio notevolissimo della nostra regione a questo livello. E se poi pensate che a livello nazionale sono giunti fino a noi poco più di neanche 350 opere di questo tipo, voi capite che le Marche, visto le dimensioni territoriali che abbiamo, ne ha una percentuale notevole. Se avete domande interrompetemi, o non sono chiaro. Allora, visto che poi la mostra non riuscì a organizzarlo, quantomeno a trovare sponsor, nel suo tempo poi nel 2010 mi attivai presso la Regione Marche, l'assessorato alla cultura, la conferenza episcopale marchigiana, altre istituzioni, addirittura la RAI, tutti dissero che era una bella idea per realizzare una mostra di questo tipo, poi nessuno, come dire, si prestò, ovviamente anche in termini economici. È vero che già allora si cominciava a parlare di crisi, eccetera, ma a mio avviso c'è stata anche una percezione della grandiosità di questo patrimonio storico, artistico, culturale, e quindi mi ridussi invece ad approfondire la diffusione di queste opere, ancora allora non le avevo censite tutte, e focalizzarmi sulla realizzazione di un volume d'arte che avesse però anche altre caratteristiche, che poi dirò. Ovviamente prima di cominciare andai oltre a consultare, no, anche per la mostra, la sovrintendenza e quant'altro, insomma, cercai di capire se era già fatto studi di questo tipo. E ripeto, al di là di singole studi su singole croci fatte da storici o dalla sovrintendenza, eccetera, ho trovato solo due tesi di laurea di due ragazze, una che studiava all'Accademia di Belle Arti di Macerata, come qui vedete, che però ha focalizzato solo sulla seconda metà del 200 la sua ricerca, le croci dipinte di committenza francescana, un parentesi importante, le croci delle Marche sono quasi tutte di committenza francescana. Da noi il francescanesimo ha avuto un influsso notevolissimo, forse molto più dell'Umbria dove è nato il francescanesimo. Pensate che 40 anni dopo che era morto San Francesco c'era nelle Marche ben 80 insediamenti francescani, e ha influito non solo sulla vita, diciamo, sociale delle popolazioni, ma molto anche nell'indirizzare l'arte figurativa. Questo è il primo studio. Il secondo studio è stato fatto sempre da una ragazza di Sassoferrato, che la mamma di Studioro aveva preso come tema la croce dipinta nelle Marche nei secoli XIII, XV, ma limitandosi a alcune valli della nostra regione. Due slide per far capire, poi, visto che poi useremo certi termini che magari non possono essere da tutti familiari, come si sviluppa l'iconografia del Cristo in croce e qual è stata appunto la sua evoluzione. Allora, adesso chiaramente non sto a fare la storia della croce. Come sapete, la croce è il simbolo della cristianità. Sotto i Romani, prima di Costantino, la croce era un simbolo di patibolo, come,
come sapete, e quindi i cristiani rappresentavano il Cristo con dei simboli, no? L'agnello, il pesce, no? Per appunto non essere scoperti dalle autorità romane. Poi, ovviamente, con la vittoria di Costantino Ponte Milvio, il simbolo della croce, quindi non del crocifisso in croce, della croce, divenne un simbolo ufficiale, quindi poté essere, tolto dalla cristianità. Poi, questo è avvenuto nel 300, nel 313, se non ricordo male. Poi, nell'arco dei secoli, fino ad arrivare verso l'anno 1000, c'è stata delle evoluzioni che adesso chiaramente non posso soffermarmi. Ci sono state le eresie, l'iconoclastia, no? Per tutta una serie di motivi, perché chi riteneva che la rappresentazione del Cristo in croce fosse un modo come di idolatria. E quindi ci furono anche notevoli non solo discussioni, ma guerre addirittura, no? con molti morti. Si arrivò al concilio di Costantinopoli del 692, in cui la Chiesa ammise la rappresentazione del Cristo in croce, e quindi, dando spessore al fatto che Cristo era morto in croce per l'umanità e quindi era giusto rappresentarlo sulla croce, quindi tralasciando le simbologie precedenti della clandestinità dei cristiani. Il modo di raffigurare il Cristo in croce, inizialmente, proprio provenendo dall'interpretazione bizantina, della pittura bizantina, era di questo tipo, quella che vedete appunto la rappresentazione del Cristo chiamato trionfante, del Cristo trionfo. Quindi un Cristo inchiodato sulla croce con quattro chiodi, su una tavola composta, vedete, da un tabellone centrale, una cimasa, cioè la parte superiore della croce, il piede o suppedaneo, la parte inferiore dove appoggiano i piedi, e questo atteggiamento, eretto, quindi non sofferente, non di uno che muore, ma che ha avuto la crocifissione, ma la parte divina sovrasta la parte umana, quindi è come un re che vince sulla morte. Le prime croci, come vedete qua, nascono, non l'ho detto, inizialmente in Italia, si sviluppano soprattutto in Toscana, nell'alta Toscana. Infatti vedete questa stessa croce che qui vi riproduco in maniera un pochino più grande, la croce di Sarzana del 1138, che è considerata una o delle due più antiche giunte fino a noi, di un certo Mastro Guglielmo, che era sicuramente un artista proveniente dall'est. E come vedete nel tabellone centrale sono riportate San Giovanni e la Madonna, San Giovanni Evangelista e la Madonna, e sulla parte destra le pie donne, Maria Maddalena, Maria di Cleofa ed altre donne. Più sotto, adesso qui non si vede in maniera dettagliata, normalmente vengono raccontate le storie della passione, mentre in alto, nella cimasa, quella che è la parte superiore, normalmente c'è il Cristo che scende al cielo o il Cristo, Cristo benedicente. Sempre, vedete in rosso, adesso non lo percepite bene, dopo lo vedremo in altro, c'è una scritta Jesus Nazareno Rex Iudeorum, Gesù Nazareno, re dei Giudei. Questa è quindi la tipologia, lo schema per diversi secoli è stato questo. Questo, ripeto, è il crocifisso di Sarzana, che adesso è in Toscana, ma nella zona vicino a Genova.
Il riferimento più classico di questa tipologia del Cristo Triumphans è rappresentato dalla croce di San Damiano. È una croce che poi è riprodotta, l'avrete vista nelle situazioni, no? Non dico nelle chiese, ma nei bookshop cattolici, eccetera. Questa è la croce che avrebbe parlato a San Francesco nella chiesa di San Damiano, quando a lui inginocchiato Cristo gli avrebbe detto di riparare la sua chiesa. Lui in quel momento, no, in quel momento non aveva capito che riparare la sua chiesa intendeva la chiesa cattolica, quindi pensò, diciamo, al manufatto, alla chiesa di San Damiano. Ma di fatto quello fu il momento dopo il quale partì tutta l'opera, diciamo, la missione di Francesco nell'evangelizzare, nel cercare proprio poi dopo cambiare anche proprio la Chiesa, sia dal punto di vista teologico e dal punto di vista delle modalità, no, che promulgava la povertà e tanti altri aspetti della Chiesa corrotta, della Chiesa corrotta di tutti. Ecco, anche qui, come vedete, il Cristo con le braccia aperte è l'aureola d'oro, chiaramente, perché con le croci dipinte su tavola hanno quasi tutti un fondo oro, e quindi questo che risalta la bellezza, soprattutto quando sono colpite dai raggi, insomma, dalla luminosità. Ecco, vedete che il Cristo è coperto da questo gonnellino, anzi inizialmente addirittura una tunica di provenienza siriana. Poi vedremo che sempre è rappresentato da questa tunica che è annodata con un nodo di Salomone. Ecco, ricordate una cosa, in tutte le opere d'arte, di arte sacra, nulla è messo a caso. Ogni, diciamo, anche ogni particolare, ogni dettaglio ha un suo significato. Il nodo di Salomone, no, magari ha avuto diverse interpretazioni, ma praticamente, siccome è un nodo che se tirato da una parte si apre, dall'altra parte si chiude, si serra, in questa rappresentazione vuole rappresentare Cristo, come dire, nelle vesti di Salomone, cioè i nodi del peccato e della morte, insolubili all'uomo, trovano in lui una risposta alla vita eterna. Questo era un po' il significato di rappresentare alla cintola questo nodo di Salomone. Per il resto lo vedete, quattro chiodi, anche questo ha un suo significato, le virtù del Signore, e la rappresentazione, vedete, Maria, Giovanni, Evangelista, le pie donne e il centurione. Qui addirittura sotto qua vedete l'ongino, quello che con la lancia feriva il costato del Cristo, quello che poi è raccontato nei Vangeli. In alto vedete il Cristo che ascende al cielo contornato dagli angeli. Con l'avvento ci sono domande finora? Ci sono domande? No. Mi sentite? Sì. Pronto? Sentite? Sentiamo bene, io sento bene. No. Chiedevo appunto se c'erano domande. Proprio come dicevo, con l'avvento del francescanesimo ci fu proprio un riflesso notevole, non chiaramente come si dice dalla mattina alla sera, ma nell'arco di qualche decennio, un cambiamento anche all'interno delle arti figurative nella rappresentazione del Cristo. Quindi si è passato da quello che ho detto, da un Cristo trionfante sulla morte, simbolico, occhi aperti, non sembra soffrire, la testa è sproporzionata, eretta, è rigido, ieratico, eccetera, eccetera, si passa a una rappresentazione del Cristo sofferente, quindi un Cristo più realistico, un uomo come un uomo che veramente muore sulla croce, quindi più espressivo, gli occhi sono chiusi, quindi o è morente o è già morto,
il corpo acquato dal dolore, ma vedremo non come, come viene rappresentato soprattutto inizialmente, la testa reclinata. E vedremo che le immagini del tabellone centrale passeranno ai tabelloni laterali. In termini figurativi si parla appunto di espressione gotica, no? Di questo modo della realtà di rappresentare il Cristo rispetto a quello che era prima una rappresentazione romanica. Adesso vi faccio vedere, prima di arrivare alle nostre croci, nostre delle marche, una volta che si è passati a questa modalità di rappresentare il Cristo sofferente, il Cristo patiens, come si è evoluta la cosa? Allora, San Francesco è morto, se non mi ricordo male, intorno al 220 giù di lì. Ecco, già nel un decennio, già magari anche subito, ma non nella rappresentazione di croci dipinte. Per esempio Nicola Pisano nel pulpito di Pisa, no, della chiesa, della cattedrale di Pisa, aveva già rappresentato un Cristo patio. Nelle crocifissioni, già all'interno dell'anno 32-33 del 200, vedete un notevole artista, Giunta Pisano, che ha operato in Umbria, ma ha operato anche a Bologna, ha realizzato una croce che è andata perduta per la Basilica Superiore di Assisi, ma ne ha fatto un'altra, questa che vedete qui, che è alla Portiuncola, lì vicino ad Assisi, presente, e a Santa Maria degli Angeli, precisamente. E vedete il modo di rappresentare il Cristo, no? Vedete, sempre quattro chiodi, ancora, questo è pure firmato in fondo, ecco, una delle particolarità di queste opere, che molte non sono firmate, come dire, non andava di moda, oppure erano noti nell'ambito dei territori di produzione, erano noti gli artisti. Vedete, l'aureolo o nimbo, vedete quanto è grande e sproporzionato rispetto al resto, la Madonna e San Giovanni salgono dai tabelloni centrali ai tabelloni laterali. Nei tabelloni centrali cominciano a apparire delle simbologie geometriche, no? Ecco, qui ne vedete qui un accenno. E questo fu anche proprio la conseguenza appunto delle direttive del francescanesimo, cioè di far concentrare il fedele sulla figura del Cristo e non tanto sulle figure collaterali o sulle storie a fianco disegnate. In alto, qui in questa modalità, vedete, in questo tondino chiamato Clipio, è riportato il Cristo benedicente. Qui la scritta in latino, ex Iesu Nazareno, il Re Iudeorum, e vedete la modalità della figura del Cristo col viso, con la testa reclinata, il tronco ripartito. Quindi ancora non c'è una descrizione naturale della rappresentazione naturale dell'anatomia, e il conillino, no? Come dicevo prima, sempre col nodo di Salomone. Questo eravamo intorno agli anni 30. Queste croci allora, dove erano posizionate? Non racconta lo stesso gioco, almeno come sapete, le 28 storie di San Francesco nella Basilica Superiore d'Assisi racconta tutta una serie di episodi, e tra i vari episodi raccontati, vedete, questa è quella dell'attività di Greggio, una località dell'Umbria, in cui fa vedere che all'interno del presbiterio, quindi dalla parte riservata diciamo agli officianti, al clero, mentre al di là dell'iconostasi, vedete, della parete dell'iconostasi, perché ancora nel 200 anche in Italia
si aveva il, come dire, la, quello, che succedeva in, quello che succedeva in Oriente, nella, nella, nella Chiesa ortodossa, eccetera. Vedete che la croce dipinta è esposta sopra, sopra la trabeazione, addirittura inclinata, quindi doveva proprio fare un effetto, era come, come dire, adesso mi verrebbe da dire, anche se in maniera imprecisa, un'operazione di marketing nei confronti dei fedeli. Voi pensate che i fedeli erano quasi tutti, come dire, analfabeti, ignoranti, quindi il, la croce doveva fare quello che poi hanno chiamato, che anche se impropriamente, la Bibbia dei poveri, cioè doveva inculcare devozione, emozione. Quindi era una modalità proprio voluta, studiata. E sempre, sempre in un'altra di quelle rappresentazioni della Basilica Superiore di Assisi, c'è qui la parte verso il popolo, qui rappresenta la verifica delle, la, la scena, la verifica delle stime di San Francesco, fatta nella, dalla parte della navata, qui non c'è, non c'è, c'è solo una trave, una trabeazione, e vedete appunto la croce, anch'essa inclinata, la croce dipinta, con a fianco le figure di San Michele Arcangelo e la Madonna. Quindi era proprio una cosa voluta, studiata, e posso garantire, anche se chiaramente non ne ho le prove, perché ovviamente non in tutte le chiese francescane sono arrivate fino a noi queste, queste croci dipinte, che in ogni chiesa francescana c'era una croce dipinta, posizionata in questo modo. Poi dopo vedremo anche qui l'evoluzione, invece di essere posizionata sulla, sulla trabeazione, magari appesa all'arco trionfale che separa il presbiterio dalla navata centrale. Neanche 40 anni dopo, giunta a Pisano, questa è la, è, arriva a Cimabue. Cimabue è quello che ha fatto evolvere la modalità di rappresentare il Cristo in croce, in modalità patiens, e lui ha trasferito un'accentuazione tragica, no? Come vedete, questi inarcarsi del corpo, che è naturale, perché poi vedremo dopo con Giotto le cose cambiano in termini di presentazione naturale. E vedete quanto, quanta tragicità trasmette, no? Questo tipo di rappresentazione. Questa, questa croce, che è molto grande, monumentale, è ad Arezzo, nel San, a San Domenico d'Arezzo. E vedete anche molto bello il perizoma rosso e lo sfondo rosso del tabellone centrale. Come dicevo, si ampliano le motivazioni generiche. Qui siamo intorno agli anni 70, 70, 72. Lui fece poi un'altra Santa Croce, in Santa Croce a Firenze, un'altra opera, anch'essa molto bella, monumentale, una di quelle che poi fu danneggiata dall'alluvione di Firenze, fu parecchio danneggiata dall'alluvione di Firenze del 66. Vasari lo indicò come il primo pittore di Cimabue che si discostò dalla leggo la sua definizione, dalla scabrosa, goffa e ordinaria maniera greca, quella precedente, ritrovando il principio del disegno verosimile alla latina. Chiaramente il Vasari, come magari alcuni sapranno, era non solo un pittore, ma era un critico d'arte. Io lo paragono un po' allo Sgarbi dei nostri tempi, perché ogni tanto dava giudizi molto, molto taglienti. Vedete, questa è un brancobollo che riporta l'immagine del Cristo, della testa del Cristo, di quella croce lì, e vedete l'espressione tragica e del Cristo morto. E poi chi arriva? Arriva Giotto, Magister. Dante scrisse nel Purgatorio: credette Cimabue nella pittura a tenerlo campo, e d'ora Giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Quindi, come dire, Giotto, che era stato l'allievo del Cimabue, ha oscurato il maestro. Giotto chiaramente ha
cambiato paradigma, ha cambiato completamente modo di rappresentare il Cristo, Cristo sofferente. La croce che vedete, l'avrete vista, nel Tempio Malatestiano di Rimini, purtroppo senza più i tabellioni laterali e la cimasa, perché ovviamente poi nei secoli queste croci dipinte, oltre molte ad essere bruciate addirittura, sono state suddivise, no? Sono state tolte i tabelloni laterali e la cimasa, sono da un'opera per farne quattro e poi per venderle nel mercato dell'antiquariato e delle opere d'arte. Infatti si è ritrovata in una collezione a Londra, la collezione Jekyll, proprio la cimasa, perché corrisponde esattamente con le dimensioni appunto della parte superiore della croce. Ecco, vedete, lui rappresenta il Cristo in una maniera non più con quella drammaticità di Cimabue, rappresenta un uomo che si allunga sulla croce perché chiaramente il peso del corpo morto non fa quell'arco che è, diciamo, innaturale con cui veniva rappresentato da Cimabue, ma è un Cristo morente, ma come dire, non certamente compiuto della morte, ma consapevole della sua, come si dice, della sua missione, quella della salvezza del mondo. Quindi non poteva, pur nel dolore, non poteva esprimere questo discorso della drammaticità, proprio perché voleva rappresentare la parte più, come dire, razionale, quella per l'uomo, quello di capire che Cristo è venuto in croce per la nostra salvezza. E su questo, soprattutto su Giotto, ha inciso più che i francescani, i domenicani, perché erano, diciamo mediamente come comunità più intellettuale della comunità minorile. Ecco, qui le variazioni che vedete, oltre la fattura della croce, la carpenteria come si chiama, ecco, vedete una novità. Normalmente il perizoma non è trasparente. Giotto lo disegna trasparente, e un altro cambiamento abbastanza significativo: non siamo più a quattro chiodi, ma a tre chiodi. I chiodi dei piedi sovrapposti diventa uno, il chiodo sui piedi sovrapposti diventa uno. Anche qui ci sono varie interpretazioni, la Trinità, oppure il fatto che appunto il Cristo, pur in questa espressione, come dire, calma, morente, ma che esprime calma, ha sofferto nell'anima, nel cuore e nella mente. Questa è una delle interpretazioni di questo cambiamento. Passiamo alle nostre croci. Ci sono domande fino ad ora? Posso continuare? Allora, non sento, ma vado avanti. Ecco, la nostra regione. Allora, la ricerca, come ho detto, ovviamente, gran parte di queste erano note, una trentina erano notte, e in parte o singolarmente studiate. Allora, la ricerca si è concentrata a censirle tutte quelle giunte fino a noi. Qualcuno poi mi ha chiesto: ma le avete censite tutte? Di quelle di certe dimensioni, sicuramente. Chiaramente c'era di mezzo una persona come la Gianna Tiempo Lopez, che era stata in sovrintendenza, quindi sapeva di molto di queste croci, della collocazione, ma non di tutte, non di tutte. Ed è stata estesa anche ad alcuni territori limitrofi, chiaramente non tutti, per limitare la ricerca. Quindi io ho ampliato il discorso sul territorio della Val Marecchia, quindi
di quei comuni che sono passati, come sapete, una decina d'anni fa alla provincia di Rimini, e qualcosa della provincia d'Arezzo, quella che era la massa trapaglia di una volta, vicino a Sestino. Questo perché? Perché ovviamente nel 200 non c'erano i limiti territoriali, i limiti amministrativi di allora, quindi aveva poco senso non includere questi territori nella ricerca, che oltre che facevano già parte delle Marche di poco tempo fa, ma comunque erano molto significativi da un punto di vista delle produzioni del CDP. Vedremo che la scuola riminese del 300, soprattutto al nord delle Marche, ha prodotto la maggior parte delle opere. Vedete, la distribuzione è abbastanza omogenea, ne fa da padrona, la potremmo dividere in due, il 50% il nord delle Marche e il centro-sud, l'altro 50%. Ah, ecco, un piccolo dettaglio, ma no. Vedete questo quadratino, no? Come sapete il QR code. Il QR code serve con uno smartphone, con l'app opportuna, di leggere le informazioni che ci sono in questo quadratino e che rimanda a un sito. Allora, io ho introdotto nel libro, sia per tutte le schede delle opere che andremo a vedere delle Marche, questo QR code che rimanda non tanto all'opera, alcune volte anche all'opera stessa, ma rimanda al luogo, al contenitore, cioè la chiesa, il museo, il monastero, dove queste opere sono contenute, perché volevo, proprio basandomi sulle cose che dicevamo all'inizio, nella promozione, nella valorizzazione del nostro territorio, della nostra regione e in particolare di queste opere, volevo non tanto fare una guida turistica, ovviamente, questo è un libro d'arte di 220 rotte pagine, eccetera, ma dare la possibilità sia ai marchigiani che non li conoscono, sia a persone che vengono da altre regioni, di poter avere le informazioni dove sono queste opere, quindi valorizzare e promuovere i luoghi dove sono attualmente contenuti. Questo è un esempio per dire il quadratino che c'era a fianco della sagoma della nostra regione rimanda al sito della regione Marche, www.turismo.marche.it, poi dopo all'interno del sito trova quello che è rappresentato. Vi ho fatto vedere Urbino, fra Sassi la chiesa romanica, eccetera, eccetera. Partiamo con una carrellata delle croci della nostra regione. Allora, premetto che ho detto delle 50 croci, il libro ne sono riportati con immagini, con scheda storica artistica, sono stati coinvolti ben 12 storici dell'arte per fare le schede storiche artistiche di queste opere, perché ovviamente io non sono, come ho detto, uno storico dell'arte, né volevo dire scopiazzare cose scritte già scritte, e quindi sono riportate 45 con immagini a colore, scheda storico-artistica, e di 5 sono state solo riportate alcune indicazioni, no? Perché di queste opere molte sono state rifatte nei secoli successivi, quindi come dire, molte non sono originali, alcune hanno avuto delle ridipinture che non ne fanno più leggere la vera identità originale da un punto di vista pittorico, per cui non sono state riportate come immagini. Quindi di queste 45, che non vi farò vedere ovviamente tutte, sono divisi in ordine cronologico, quindi dalle più antiche, quindi dal 200 alla fine del 500 barra inizio 600, quelle che vuol dire abbiamo individuato. Di quelle di tipo del Cristo, di tipo Triumphans, nelle Marche ne sono arrivate solo 4,
chiaramente perché sono le più antiche, perché sono andate perse evidentemente. Mentre ci sono molte, per esempio nell'area bisana e nell'area, quelle del 200 parlo, di tipo Triunfas, nell'area lucchese e nell'area bisana. Poi tutto il resto sono di tipo parte. Ecco la prima. Guardate questa immagine del Clipio, cioè dell'aureola e del Cristo. No? Questa modalità così, come dire, quasi con questi occhi, grandi occhi spalancati, questi segni molto, molto, molto evidenti, no? Del viso, delle sopracciglia, eccetera. E come potete notare, l'aureola è aggettante, cioè no? il Cristo non è disegnato, deve essere scritto direttamente sulla tavolata della croce, ma su questo cerchio che è sovrapposto sulla croce. Questo alcuni pensano per un fatto di, visto appunto come venivano posizionate le croci, per un fatto di prospettiva, no? Quindi il fatto che sia gettante si migliorava la visibilità. E comunque, ecco, un Cristo che qui non ha niente di sofferente, no? Ci guarda e purtroppo questa croce manca tutto il resto. Questa è al museo d'arte di San Leo. Questa è ritenuta la croce più antica delle Marche, 1205, che Montefeltrano da Montefeltro, almeno così raccontano i documenti. Sapete che a San Leo è nata la famiglia dei Montefeltro, insomma l'origine era di San Leo, poi si è divisa in diversi rami. E lo portava durante il periodo di guerra su un carro e quindi ne faceva una forma di, come dire, per far vedere che era protetto dal Cristo. Insomma. Poi in periodo di pace ovviamente stava nella pieve di San Leo. Ecco, purtroppo, ripeto, in base alle manipolazioni che queste opere hanno subito nel corso dei secoli, gli hanno tolto tutto quello che viene chiamato il resto, quindi l'incamottatura, cioè tutta la parte di fondo del resto della croce, e addirittura ne hanno fatto un'altra nel 600 rifacendo la testa e l'hanno messa nel Duomo di San Leo. Chiaramente non è stata riportata come croce e come opera d'arte, perché chiaramente è una cosa artefatta. Ecco, per farvi capire, sempre riportando al discorso della ieraticità del tipo di rappresentazione, vedete, un'altra immagine, questa è di Castiglione Fiorentino, quindi nelle Marche, ma per farvi vedere appunto perché le Marche, lo dico già da adesso, hanno una particolarità, no? Noi ci vediamo regione naturale per tanti motivi, la stessa cosa per queste opere, la stessa cosa per le opere d'arte. Queste opere delle Marche non hanno visto un'unica scuola, come dire, preminente che nel periodo in cui ha vissuto l'ha fatta da padrona, ma ha vissuto di singoli artisti molto bravi, chiaramente non noti come Giotto o Cimabue. Infatti una delle cose che non mi stava bene, no? Quando ho cominciato questo lavoro, che di queste cose si parla solo di Giotto e Cimabue. Come vedremo, noi ci abbiamo delle opere altrettanto valide, poi che chiaramente nessuno toglie niente alla grandiosità di questi due artisti. Noi alle Marche abbiamo avuto artisti minori o meno noti, ma che hanno prodotto una varietà di opere, di approcci, di soluzioni, sia dal punto artistico e dimensionale, notevolissime. Questa, dicevo, è, se volete, simile a quella alla testa di San Leo. Questo anche per farvi capire che poi non c'erano le autostrade, le Marche di strade ha fatto sempre un po' pena, ma comunque in ogni modo c'erano contatti, no? C'erano scambi tra i vari pittori. E quindi, come vedete, la tipologia del viso
è abbastanza simile a quella di San Leo. Un'altra, ecco, questo, una, ecco, un altro esempio, modello, questo non è un granché dal punto di vista pittorico, non è neanche molto grande, circa un metro e mezzo, 3,10 m. Ce ne sono due di questo tipo nelle Marche, e questo è a Serra Petrona. È stata messa nel libro e la faccio vedere, perché in Italia di, queste, di questa tipologia non ne sono arrivate a noi pochissime. Ce n'è una a Roma e alcune nel Lazio. E rappresentano una tipologia di rappresentazione del Cristo chiamato Puer Senex, cioè il Cristo è rappresentato con la testa da adulto e il corpo da fanciullo. Ai fianchi, vedete, del tabellone sempre la Madonna e San Giovanni, mancano anche qui i tabelloni laterali e la cimasa. Ce n'è un altro vicino a Isola del Piano, a Fossombrone, e richiamano un qualcosa tipo, so, avete sentito chiaramente parlare di Manopello, no? di queste immagini chiamate acherotipe, no? Cioè non fatte da mano umana. Allora, chiaramente questo è fatto da mano umana, una croce del genere, ma in quel periodo, quindi all'inizio del 200, quindi siamo ancora all'inizio del 200, in qualche modo richiamavano queste immagini, come dire, queste immagini miracolose, e tra l'altro, visto anche erano piccole, venivano anche portate in processione, quindi queste croci. Quindi avevano una grossa devozione, gli venivano attribuiti miracoli, quindi erano ritenuti molto, come dire, all'attenzione del popolo, che era molto devoto a queste immagini. Anche di questa, come quella di San Leo, non si conosce l'autore. La terza opera, sempre di tipo Triunfas, è a Matelica, nel convento della Beata Mattia. Il convento della Beata Mattia di Matelica è stato il primo insediamento delle diamanite, delle suore di Santa Clara. Ecco, come vedete, qui chiaramente dal punto di vista pittorico siamo già a un alto livello, anche dimensionale, e si ripete lo schema che vi ho detto. I tabelloni laterali sono stati tagliati perché doveva rientrare in una nicchia dove è tuttora questa croce. Siamo sempre nella prima metà del 200. Ecco, una cosa che non vi ho detto, il 200, allora ho detto, le Marche hanno subito un'influenza notevole delle regioni vicine, quindi Umbria, Toscana, Emilia Romagna e anche Veneto, vedremo. Il 200 non è che ha solo subito, perché molti pittori erano di origine umbro-marchigiana, magari non li conosciamo perché non sono firmate le croci, però provenivano da questo territorio. Tenete conto che tra l'altro a Spoleto, il Ducato di Spoleto nel primo 200 copriva fino a Fabriano, quindi una parte delle Marche faceva parte di questo Ducato umbro. Ecco, e queste croci del 200 e anche questa sono un po', come dire, debitrici di una croce che, come quella di San Damiano, no, a cui ha parlato San Francesco, di tipo Triunfas, questo è un altro riferimento molto importante, ed è questo nella cattedrale di Spoleto, di un pittore, questo è noto, Sotio, Alberto Sotio, che ha fatto un po' da riferimento per opere tipo quella di Fabriano. Questa è un'altra molto rovinata, questa è a Montalto, al Museo Sistino, parte di Sisto Guido. Ecco, questa è la prima opera
delle Marche di un Cristo Papale. Purtroppo è molto rovinata e non si apprezza, però ecco, vedete già dal viso, il viso già morto, le braccia inchiodate, e altro non si riesce più a percepire, ma comunque anch'essa risente, comunque pur essendo già di tipo Patiens, risente degli schemi umbri tipo quella di Spoleto. Questa invece è a Fabriano, nella Pinacoteca Molaioli. Questa è stata portata con qualcun altro nell'ultima mostra, quella organizzata da Sgarbi a Fabriano qualche anno fa. E questa è firmata da un certo Rinalduccio, o Ranaldetto di Ranuccio, anche questo un pittore umbro. Anche qui vedete ancora, diciamo, gli influssi sì, anche di Giunta Pisano, no? Oppure un po' anche di Cimabue, ma insomma, soprattutto di Giunta Pisano. E vedete qua il nimbo molto, molto accentuato, molto grande, l'aureola, il San Giovanni e la Madonna, sempre sui laterali, e il tabellone con i motivi geometrici. Questo magari l'avrete visto, qui siamo a Camerino. Questa è considerata dagli storici dell'arte la più bella del 200 nelle Marche. Anch'essa riflette ancora gli stilemi, appunto, giunteschi. L'autore non è noto, però per assonanza stilistica, visto che aveva fatto lavori ad Assisi e a Bologna, dove ce n'è un'altra molto bella, ce n'è una anche a Faenza, anzi era una di quelle che vi ho fatto vedere all'inizio di quella stanza della mostra di Bologna. L'hanno chiamato maestro dei crocifissi francescani, che alcuni storici hanno individuato come Guido da Gubbio. Vedete, anche un altro artista umbro. Ecco, qui c'è dei colori perlacei molto belli, violacei. Forse la foto non gli rende il merito che ha, insomma. Quindi è molto bella. Fortunatamente con il terremoto non è stata rovinata, e questa è sicuramente una delle principali opere del 200 delle Marche. Su questa ci sarete tutti stati a vederla, no? Cioè non l'avete vista, ma dov'è? Ci sarete tutti passati. Nessuno mi ha mai saputo dire dove l'ha vista, e vi spiego perché. Anche se del 200, è dentro al sacello della Santa Casa di Loreto, nella parete opposta a quella della Madonna, l'altare della Madonna. È posto sopra la finestra dell'Annunciazione, purtroppo in oscurità, e quindi nessuno la percepisce, anche perché uno, quando lì dentro, ovviamente va in preghiera verso la Madonna, e quindi le volta le spalle. Purtroppo, ma questa era di una certa qualità, anch'essa non si conosce l'autore, anch'essa si pensa che sia di un pittore umbro marchigiano. Purtroppo nel 1921 c'è stato un incendio, e come vedete un incendio all'interno del sacello, quindi è andata un po' persa la parte inferiore nella parte pittorica centrale. Una curiosità che ho riscontrato, quando sono andato a visitare il Museo Piersanti di Matelica, all'interno di una sezione ci sono tutte le stampe
di uno stampatore di Amsterdam, olandese, Pieter Mortier, del XVIII secolo, che ha rappresentato praticamente tutte le viste della Santa Casa di Loreto, così come la vediamo già ora. E guardate cosa ho trovato. In una di queste la rappresentazione proprio di quella parete, con la finestra qui con la grata, questa nel 1701, e sopra la croce. E in francese, adesso qui non si legge, appunto dice che la croce sarebbe contemporanea all'arrivo della Santa Casa di Loreto, della Santa Casa Loreto. Come sapete c'è tutta la leggenda, ma insomma siamo negli anni, all'interno degli stessi anni, quindi non che la croce sia arrivata con la Santa Casa, ma più o meno in quel periodo. Questa è la croce che è andata dispersa, di cui abbiamo una foto, fortunatamente, che era dentro San Cirillo d'Ancona. Anch'essa, come vedete, riprende gli stilemi di giunta barra Cimabue. Ovviamente qui è solo in bianco e nero. Purtroppo è andata dispersa perché all'inizio dell'ultima guerra le opere vennero salvate all'interno della chiesa alle scale di Ancona, San Francesco alle scale di Ancona. Questa in particolare fu nascosta nel campanile, una bomba è caduta sopra e quindi è andata perduta. Ecco, con questo ho finito di farvi vedere le opere principali del 200. Il 300 è caratterizzato da opere quasi tutte di stampo, come dire, riminese, della scuola riminese del 300. Allora, il passaggio di Giotto, l'immagine della croce che vi ho fatto vedere, teniamo la stessa anno, che non si ha certezza perché anch'essa non è firmata, comunque che dovrebbe essere stata realizzata alla fine del 200, quella di Rimini. Poi ha fatto da pilota, da riferimento per tutti i pittori riminesi. I pittori riminesi principali sono stati 4-5: Giovanni da Rimini, Giuliano da Rimini, un certo Zangolo e Pietro da Rimini e Baronzi. Questi principali pittori qua hanno avuto una produzione di opere elevatissima, quindi non parlo solo di croci dipinte, ma parlo di politici, parlo di affreschi, e hanno operato non solo nella Romagna, ma molto nelle Marche. Questo è uno dei crocifissi più belli della scuola riminese, è Mercatello sul metano di Giovanni da Rimini, 1309, questo è firmato. Ecco, vedete, riprende nella figura del Cristo un po' lo stile di Giotto, e la carpenteria, cioè la forma della croce, è specifica dei riminesi, tant'è che c'è una croce un po' più piccola, uguale, praticamente quasi uguale a questa, che è nel museo d'arte di Rimini, dove ci sono tante altre croci. Vedete queste tabelle polilobate, sia a livello orizzontale che a livello della cimasa, con il Cristo, con il dito, con le tre punte, in atto benedicente, e con in mano le sacre scritture. Ecco, questa è un'altra modalità classica delle croci riminesi. Pensate che questa croce, che è stata restaurata, anzi ultimamente ho saputo che è stata attaccata dagli Italia, quindi dovrà essere di nuovo oggetto di restauro, insomma, di bonifica, meglio. Questa era Firenze durante l'alluvione, anch'essa fu in parte, anche se non tanto, danneggiata. Poi il restauro è riuscito a recuperare parenti. Quindi Giuliano da Rimini.
Questo è il retro della croce, questa è la foto che feci io. Ecco, vedete come, anch'essa è stata rimessa dove si pensa fosse collocata, appesa all'arco trionfale che divide la navata dal presbiterio. Ecco, vedete che dopo 600 anni, queste chiaramente restaurate, ma dopo 600 anni queste croci sono arrivate fino a noi perché con tutte le modalità di garanzia che la croce, il legno della croce non subisse movimenti, spostamenti, come se avete il legno in funzione dell'umidità e temperatura si sposta. Ecco, questa era una delle modalità classiche con cui chi realizzava la carpenteria assicurava la lunga vita a queste croci. Quindi gli artisti erano solo i pittori, ma anche coloro che realizzavano la parte lì. Ecco, questa è un'altra bellissima croce, addirittura Talamello, uno dei paesi dell'Amarezzo, quella che è passata sotto Rimini. Addirittura questa era stata attribuita a Giotto, nella figura del Cristo. La forma della croce non è, come dire, moderna, allineata ai tempi, ma molto probabilmente perché in certe zone provinciali, come dire, si era ancora legati a schemi più antichi, no? Quindi i tabelloni quadrangolari invece che polilobati, eccetera. Ecco, questa è molto bella e alla fine del più recente secolo, poi fu attribuita definitivamente lo stesso a Giovanni da Rimini e non a Giotto. Questa è un'altra bellissima croce monumentale, molto 3 metri e mezzo per 2 metri e 90 o del genere, e a Sassoferrato. Provengono quasi tutte le chiese francescane, purtroppo è abbastanza rovinata e fu portata anch'essa in quella mostra che diceva Fabriano, una mostra di Sgarbi, e comunque è molto bella. Questa croce è attribuita a Giuliano da Rimini. Molti storici dicono che tra l'altro Giuliano e Giovanni fossero fratelli. E, ecco, una particolarità che ho evidenziato io negli studi, è stata che come è finita questa croce a Sassoferrato, visto che è una croce riminese. Ecco, non c'è scritto da nessuno, non si è trovato nessun documento, ma sicuramente perché la famiglia degli Atti era una famiglia che ha governato per qualche secolo a Sassoferrato, e una branca della famiglia si era spostata nel 300 a Rimini, una famiglia facoltosa. La famiglia degli Atti è quella che poi da cui è nata Isotta degli Atti, è stata la moglie di Pandolfo Malatesta. Quindi è una famiglia molto Rimini, molto nota, molto, molto potente, e che sicuramente ha commissionato questa croce monumentale e poi per ringraziare il luogo di provenienza è stata consegnata a Sassoferrato. Vabbè, questo è un'altra cosa che è rimasta, che è sempre nel Museo di Rimini, questo per far vedere il parallelo con quella precedente, sempre di Giuliano da Rimini. Questa è un'altra croce a Urbania, e questa è di Pietro da Rimini. Ecco, che qui cambia la... Chiaramente lui interpreta in maniera molto più personale, tra l'altro ha influenze senesi, questo pittore, soprattutto dai fratelli Lorenzetti di Siena. E vedete la carpenteria, qui le tabelle sono stellate, e il corpo del Cristo un pochettino più meno perpendicolare come i precedenti. Ma vi ricordo che come Pietro da Rimini è quello che ha realizzato il cappellone di San Nicola, quindi è un autore che ha operato sia nel Ravennate, ha operato a Rimini e ha operato nelle Marche. Giuliano da Rimini ha operato anche a Iesi, se
andate alla chiesa di San Marco, ci sono degli affreschi, degli affreschi bellissimi di Giuliano da Rimini. Anche questa, vedete, le modalità con cui venivano costruite la parte posteriore di Sartre sono queste. Ah, qui una particolarità che voglio così, questa non c'è nel libro perché è venuta fuori dopo che il libro è stato realizzato. Io nella, diciamo, nella mia attività, no, di coordinatore del Comitato Interpaese con la Russia, sono capitato in Russia diverse volte e una di queste volte nel 2018, dove tra l'altro mi fecero fare una presentazione analoga di queste opere d'arte, guardate cosa ho trovato. Ho trovato al Museo della Storia e delle Religioni di San Pietroburgo questa croce dipinta, che non è piccola, anche queste 2,40, 2,50 per circa 1,90. Allora, c'era scritto scuola Giottesca, qui in fondo, no? nel capitolo, la descrizione chiaramente in russo, me la sono fatta tradurre. E, vabbè, come dire, anche all'estero, quando si parla sempre di Giotto, come dicevo prima. Questa invece è sicuramente una croce di scuola riminese, purtroppo, perché dopo io ho fatto una ricerca, è stata pesantemente restaurata, quindi modernamente ha perso qualche caratteristica originaria. E questa, attraverso il museo Pushkin di Mosca, perché il museo delle religioni di San Pietroburgo non aveva le informazioni, perché gli era arrivata negli anni 30, nel 1900, no? Voi sapete che dopo la rivoluzione russa tutte le opere d'arte furono o bruciate o alcune, come dire, accomunate in unici depositi, no? Quelle che non sono andate per lì. E a San Pietroburgo fu creato questo museo della regione negli anni 30 del Novecento, in cui arrivò molto deteriorata questa croce. Fu restaurata e circa 10 anni fa fu messa in mostra. Poi fu chiesto il parere a due eminenti storici dell'arte in Italia, il Boscovitz di Firenze e anche Tartuffi, e loro la attribuirono a un certo Francesco da Rimini. È stato poi detto anche maestro di Verrucchi, poi lo vediamo più. Vabbè, io sull'attribuzione chiaramente non ci metterei la mano, perché se le attribuzioni sono sempre molto difficili quando non c'è il nome dell'autore. Comunque devo dire che potrebbe essere anche di Pietro da Rimini, ma insomma, purtroppo quello che io non sono riuscito a sapere finora, poi dopo è intervenuta la pandemia, da dove proviene la località da dove proviene questa croce. Perché chiaramente se fosse stata marchigiana sarebbe stato uno scoop a livello di questa, o anche riminese, ma sarebbe stato uno scoop a livello di, perché questa non è mai stata censita, non è mai stata. Questa fu portata in Italia da un diplomatico alla fine dell'Ottocento, da un diplomatico russo che lavorava a Trieste, che era un grande collezionista d'arte. Collezionò un sacco di opere d'arte dall'Italia, tra cui questa, e poi, prima, quando tornò in Russia, prima di essere spostato in Giappone come diplomatico, donò tutto la sua collezione al Museo Pushkin di Mosca, l'attuale, quello che adesso è l'attuale museo di Mosca. Solo che il Museo Pushkin di Mosca non ha informazioni della provenienza. Ci spero ancora. Questa è un'altra bellissima croce che è a Urbino, alla Galleria Nazionale. La collezione ce ne sono 4. Ed è questo bellissimo. Questa è per dimensioni la seconda. Ha degli ori spettacolari. Come vedete è attribuita a questo maestro di Verrucchio, di cui non abbiamo opere firmate, ce n'era una sola,
a Nova Filtria, che però negli anni 50 è andata perduta. L'aveva intravista attraverso le grate, perché era in un monastero di clausura, il nostro storico Zampetti, e quando la vuole andare a vedere, diciamo, da vicino, ha dovuto chiedere il permesso al vescovo di entrare, ci fu un incendio nella cappella e guarda caso la croce sparì. Molti pensano che l'incendio fu dovuto al fatto che si dovesse coprire un furto. Infatti, quando ho trovato quella croce a San Pietroburgo, mi costa vedere che quella, invece purtroppo no. Va bene, quindi questo maestro di Verrucchio, alia maestro di Verrucchio, perché c'è un'altra croce a Verrucchio, nel duomo di Verrucchio c'è un'altra croce molto bella, quindi per assonanza di stili. Ecco, vedete come raffigura la Madonna, soprattutto la Madonna, perché lui aveva influenza senese anch'esso, soprattutto di Simone Martini, che realizzava nel 300 delle Madonne bellissime, che avrete magari anche visto. Cioè, ecco una di queste per farvi vedere. Questo è un altro. Vedete, qui come cambia, anche qui mancano i tabelloni laterali, la cimasa. Questo è Pergola, questo è un pittore anche sopra, Mello Gavulli. Ecco, vedete l'iconografia, pur nel sempre, il soggetto è sempre quello, Cristo in croce. Vedete come cambia ai piedi, abbiamo la Maddalena. Ed è questa una cosa molto ricorrente. Anche la stessa Maddalena era molto, i francescani erano molto devoti alla Maddalena. La Maddalena che abbraccia i piedi della croce. Ecco, questo è un altro che è sempre a Urbino, è uno di quelli dei quattro Urbino, e si chiama Maestro dell'Incoronazione, anche se perché non è noto. E vedete, questa è un livello di croce molto, molto elevato. C'è una rappresentazione anch'esso del trasparente del gonnellino del Cristo, e la novità dell'iconografica è il pellicano. Il pellicano è sotto il Golgota, ai piedi della croce. Il Golgota è rappresentato col teschio di Adamo. Il pellicano rappresenta il sacrificio di Cristo, cioè il pellicano che si feriva il petto con il cui sangue alimentava i piccoli. Questa è la l'iconografia. E questo rappresenta il sacrificio del Cristo per salvare l'umanità. L'Eucaristia, insomma. Vedete la varietà degli approcci e dei risultati. Chiaramente da un punto di vista pittorico non è un granché, risente di cose, come dire, antiche. E questa è Aussita, adesso attualmente dentro il municipio del sindaco, anch'essa si è salvata dal terremoto, eccetera, e vedete, no, sempre la Madonna, ecco, ancora risente di cose arcaiche, e quindi sono riportate nei tabelloni laterali la Madonna e San Giovanni, nei tabelloni laterali i due angeli e il solito Cristo benedicente sulla cimasa. Ecco, un altro molto bello, anche se ha delle riparature notevolissime, questo è a Monbaroccio, nel convento del Beato Santo, nella chiesa del convento. Questa è attribuita a un pittore catalano, Ferrer Bassa, che alla metà del 300 lavorava presso i Montefeltro. Anch'esso risente molto dell'influsso dei pittori senesi, vedete la Madonna, un'altra classica Madonna di stile Simone Martini, l'oro bellissimo, questa è la terza per grandezza, e ai piedi la Maddalena. Qui siamo nella vostra provincia, siamo a Montefortino. Allora, noi chiaramente abbiamo raccolto, individuato le croci dipinte,
però nel 300 e anche dopo andava di moda realizzare delle croci a stili, quindi processionali, che diciamo sostituissero le croci più costose di d'oro piuttosto che di bronzo dorato, di argento. Queste sono realizzate in legno, in legno dorato, fronte retro, questo è il retro, dove è stata anche una scultura di San Giovanni Battista, molto ovviamente c'era una congregazione Montefortino del San Giovanni Battista. E questo è nel Museo d'Arte di Montefortino, ed è attribuito questa croce a stile. Ne avevamo riportate due o tre nel libro, proprio perché era una via di mezzo tra quella che era l'orificeria, no, in termini di arte sacra, le grandi croci dipinti. Questa è, come dire, una via intermedia che da una parte risparmiava invece di usare oro, argento, rame dorato, e comunque riportava le stesse iconografie delle croci, delle grandi croci. E questo è il fronte. Poi se c'era qui l'immagine di un Cristo meno non è dato a sapere. Comunque, come vedete, in basso la Maddalena, San Giovanni, la Madonna, in alto c'è San Michele Arcangelo. Questo è, ecco, qui siamo già verso la fine del 300 e comincia a sentirsi l'influsso veneto, perché molti pittori veneti poi, sia dal 300 e poi soprattutto nel 400, hanno prodotto o si sono stabiliti, nelle mani. Questa croce a stile è stata attribuita a Jacobello da Bonomo, pittore veneto. E veniamo alla croce di casa mia, diciamo così, che questa è la croce più grande. Adesso, detto da me che è la più bella, ma te lo posso quasi garantire. E c'ha una storia particolare. Praticamente, allora, questa è datata e firmata, Questa è, vedete questo annerimento sopra la scritta Jacenneri, no? Sotto la civasa. No, non sono riuscito mai a sapere perché c'è stato questo annerimento, forse per Damnatio Memoriae, eccetera. Comunque, sì, allora, questa croce è stata portata a quella mostra di Rimini del 1935, e come in tutte le mostre vengono un po' ripulite le opere d'arte, se non restaurate. E sotto questa scritta si è riuscito a leggere appunto il nome e la data. La data si legge benissimo, 1396, quindi siamo già 50 anni dopo le croci riminesi, e l'autore non si legge, siccome non si leggono tutte le parole, tutte le lettere latine, fu interpretato come Carolus da Camerino Pixi, quindi Carlo da Camerino Pixi. Quindi dal 1935 questa opera, più tutta un'altra serie di opere non firmate, quindi un'altra ventina, venticinquina, alcune in Italia, alcune all'estero, furono attribuite per assonanza stilistica a questo pittore Carlo da Camerino. Praticamente fino al 2004, giù di lì, non si è fatto mai una notizia storica, un documento che confermasse l'esistenza di questo pittore. Nel 2004 un giovane storico dell'arte marchigiano, Mazzaluppi, andò a rileggersi questa scritta e la interpretò in maniera diversa, perché evidentemente alcune lettere non erano state bene interpretate, anche se alcune erano mancanti. E praticamente la interpretò come Oliguzio di Ciccarello da Camerino. Quindi, Oliguzio di Ciccarello da Camerino, che è un pittore noto, con tanti documenti
storici notarili, praticamente si ritiene che sia stato il più grande pittore del, diciamo, dell'area adriatica di quel periodo. Quindi si hanno notizie da lui dal 1388 fino al 1439, e per produrre ovviamente un'opera di questo genere, tenete conto che quest'opera è stata commissionata dal convento dei francescani di Macerata Fete. Ma Macerata Fete è un paese di 2000 abitanti, quindi non stiamo parlando chissà di quale. Quindi sicuramente avevano una grossa capacità sia economica, che erano anche molto istruiti. E come vedete è realizzata in una tecnica per fissare l'oro diversa, appunto a graticcio, in maniera adesso magari non si erige molto, molto, molto bene da... se qualcosa si vede di più. A graticcio, in maniera tale che la luce è come da qualsiasi parte la luce venga, la rifletti in maniera eccellente. E ha la particolarità, cosa che nelle croci delle Marche del 200 non sono presenti, da raffigurare San Francesco con le stime. Mentre le croci umbre, quasi tutte hanno San Francesco che abbraccia la croce, nelle croci trecentesche delle Marche, come abbiamo visto, vediamo la Maddalena. Non vediamo San Francesco, che è più, come dire, un remake del 200. Ma evidentemente questo gliel'hanno imposto i committenti, visto che erano dei francescani. E l'altra cosa è la cimasa. Finisco per dire che ovviamente tutte le opere che sono state attribuite all'Ufficio di Ciccarello, anche le altre opere, sono passate nel corpus opere di Ulibucio di Ciccarello. Ulibucio di Ciccarello era talmente noto che Maria Visconti di Milano all'inizio del 400 gli commissionò un affresco per la Santa Casa di Loreto, che molto probabilmente è ancora sotto i marmi del Sansovino, no? Da cui è ricoperta il secello della Santa Casa. E fu pagato, questo con atto notarile, 50 fiorini d'oro, quindi che era una somma per di allora notevole. Quindi voleva dire che era un pittore molto quotato anche di fuori delle Marche. E infatti, dico che era un pittore validissimo. Guardate la cimasa. Allora, fino adesso avete visto la cimasa, c'era il Cristo benedicente. Qui lui rappresenta il Cristo Redentore, che esce dalla tomba col vessillo croce segnato, vedete questo panneggio svolazzante, e il soldato che dorme addormentato. Questa è un'immagine che nel 300 era inimmaginabile, cioè Ulibucio di Ciccarello anticipa un po' quelle che sono le interpretazioni del primo Rinascimento, anche a livello di croci dipinte. E infatti vediamo che un autore chiaramente notissimo, bravissimo, Piero della Francesca, ha realizzato, ovviamente con 50 anni dopo, delle scene proprio simili, se non uguali, chiaramente con la sua tecnica, con l'evoluzione che c'è stata. Quello che vi ho fatto vedere prima è lo spillone del Sant'Agostino, in cui c'è riportato il Cristo come nella cimasa della croce di Macerata Fete, che per la presentazione di Sant'Agostino è al momento a Lisbona. Ma per farvi capire che lui ha preso, come dire, ispirazione sicuramente dalla croce di Macerata Fete, anche perché, come saprete, lui ha lavorato molto nell'area romagnola-marchigiana.
prima lavorava per Pandolfo Malatesta, infatti l'immagine che c'è di lui, risorta degli arti, eccetera, è stata realizzata da lui nel Tempio Malatestiano. E poi ha lavorato per il Montefeltro. E per passare da Rimini a Urbino, per forza doveva passare anche adesso, visto che ci sono le strade di 500 anni fa, doveva passare per Macerata Fiume. Va bene, detto questo, adesso 5 minuti concludo, sempre per rappresentare quello che la modalità molto varia delle croci delle mani. Questo è a Pesaro, nel Museo Diocesano. Vedete, qui completamente diverso il modo di rappresentare anche la stessa, gli altri elementi della croce. Quindi, e poi qui non viene utilizzato l'oro, ma una lacca rossa, quindi non si conosce l'autore, ma questi siamo i primi del 400, sicuramente è di origine dalmata barra veneziana, perché ripeto, l'influsso dei veneziani comincia a essere abbastanza forte. Questo è di nuovo completamente diverso, è a San Severino Marche, è un po' rovinata, molti l'hanno attribuita diciamo, al circuito, alla bottega dei fratelli Salimbeni. Comunque, come vedete, sia nella carpenteria che nella modalità, ecco, cominciate a vedere che nel 400 il Cristo, pur essendo di tipo patiens, viene sempre disegnato, quasi sempre disegnato in maniera frontale, come era un po' col Cristo triumphans, no? Più in posizione frontale. E qui sta la vostra croce, il vostro museo diocesano. La ritengo molto singolare, anche qui molto singolare, e come dire, ha un socchè di nuovo rispetto all'altro. Anche vedete come sono disegnate la Madonna e San Giovanni. La forma della croce, della carpenteria, è sicuramente di influsso veneziano, perché i lobi così disegnati, soprattutto nel Veneto, nelle croci venete. Viene riportato in maniera molto evidente la simbologia del pellicano, come vedete, no? che si prende il suo sangue dal petto per darle ai suoi piccoli, e in fondo la Maddalena, anche se è un po' rovinata. E poi questo gonnellino svolazzante che sa quasi come uno, cioè, sa, quando si vede nelle mostre, là dove fanno le sfilate, che no, c'è il ventilatore che fa svolazzare le sottane delle signore che sfilano. Ma veramente una cosa molto innovativa, no? E questo è stata attribuita, nonostante appunto che sia interamente di flusso veneziano, a un pittore locale, Giacomo Di Nicola da Recanati. Voi ce n'avete un'altra nella cripta, della vostra chiesa? Com'è? Ce n'avete un'altra? Però è una di quelle appunto che non è stata riportata, è stata solo citata, perché appunto è molto, cioè, come dire, non si capisce se è originale o meno, è nella cripta della vostra cattedrale, e quindi non si riesce a leggere, diciamo, le caratteristiche originali per dargli, come dire, un patentato di croce dipinta originale, insomma. Ecco, questa è un'altra croce molto bella, sempre a Matelica, Museo Piersanti. Vedete, anche qui mancano i tabelloni laterali. Questa è firmata anche con la data 1452, e Antonio da Fabriano, un pittore dell'area appunto fabrianese, ha sentito anche molto gli influssi flaminghi. I storici dell'arte la ritengono questa
per la fattura, per la modalità, insomma, dei colori, eccetera. Una delle più belle, o se non la più bella, del 4-5. Antonio da Fabriano. Qui sì, c'è un dettaglio di prezioma. Questa è completamente diversa, perché qui siamo a Recanati. Non proprio a Recanati, alla chiesa, adesso mi sfugge, lì proprio scendendo da Recanati verso Macerata, sul nome della chiesa. Ecco, questa nel 400, qui siamo già sulla metà del 400, c'era la moda di rifilare, no? ritagliare la sagoma del Cristo, che era una modalità molto diffusa in Toscana. Quindi vedete solo il Cristo, la croce, si vede solo il contorno del Cristo, insomma, non si vede più la carpenteria, no? Solo nel braccio laterale, nella parte superiore. Anche questa è molto, molto rovinata, e doveva essere restaurata, non è stata restaurata prima che uscisse lì, non so se adesso l'hanno già fatta. Questa è Sant'Angelo sul Nero. Completamente, no? Qui sembra piccola, ma questa è lo stesso, siamo 2,5 metri per circa 1,80, 1,90. Vedete, completamente diverso. Addirittura qui, novità iconografica, c'è quello che è il comitè, cosa che nelle croci dipinte normalmente non c'è mai. Ma qui siamo, ripeto, già nel 400, e come nei polittici, eccetera. Sì. Questa è Aiesi, nel Museo Diocesano. Guardate, questa addirittura non è una croce dipinta, la croce dipinta è disegnata, questa è una custodia che teneva una croce, conteneva una croce dipinta andata persa. E quindi, invece di rappresentare la Madonna e San Giovanni, sono rappresentati i quattro evangelisti con la modalità del pretamorfismo, no? Leone, che è San Marco, San Giovanni, Luca e Matteo, anzi Matteo e Luca. Una varietà notissima. E infatti anche questa è di influenza veneziana. Questa non è delle Marche, a Verrucchio, ma è di un pittore, Niccolò di Pietro, dell'inizio del 400, che lo stesso rappresenta nei quattro tabelloni il tetramorfismo dei. E in fondo anche qui vedete la committente. Questa è un'altra opera di Antonio da Fabriano, che è l'unica che abbiamo reperito all'estero. Questa è la congregazione, sta alla congregazione dei Gesuiti di Lione, che è stata acquistata a metà dell'Ottocento, e anche questa è firmata del 1475, quindi siamo già nella seconda metà del 400. Sicuramente meno bella della precedente, però se vi faccio vedere un dettaglio del Cristo, che questa è di una certa qualità. Siamo alla fine. Guardate questa, completamente diversa. Anche qui c'è il tetramorfismo rappresentato. Questa è a Villa D'Aglio di Sera Petrone. E vengono riportate le tavolette separate, come spesso succedeva poi nella seconda metà del mondo. Questa è a Fano, siamo nel 500, e questi sono una bottega di pittori che risentiva, diciamo siamo nel 500, quindi risentiva, diciamo, della scuola di Raffaello. Infatti, la Madonna e San Giovanni e il tabellone laterale si somigliano molto ad altre rappresentazioni di Raffaello. Tenete conto che è riportato nel libro, adesso non ce l'ho qui, è riportato nel libro che una croce a stile è attribuita a Raffaello ed è attualmente al Museo Pol di Pezzoli di Milano. Quindi anche Raffaello si sarebbe in qualche modo esercitato con croci dipinte, anche se di tipo. Questa è l'ultima del libro, anche l'ultima della presentazione.
Questa è fine 500, inizio 600, di questa non sono riuscito a sapere nulla. Come vedete è bella, non bellissima, ma anche vedete in posizione frontale il Cristo e in fondo c'è un santo, no, sì, un santo perché c'è l'aureola, però non c'ha le stimmate, quindi un santo francescano che guarda in alto il Cristo. Questo era Santa Maria della Francura. Vedete, proprio su un alto nel centro dell'Ansa. Molto in alto, quindi andando non si apprezza molto questi dettagli. Ecco, di questo non si vede, chiaramente non si conosce l'autore né la provenienza. Chiaramente non è di Santa Maria della Piazza, la Santa Maria della Piazza è una chiesa del 1100. Vabbè, questo è per far vedere che il QR code di questa, della pagina di questa opera rimanda, come vi ho detto, al contenitore, quindi a Santa Maria della Piazza. Ho finito, ho avuto, diciamo, l'onore di essere premiato, insieme ovviamente anche alla Giannattin, di una taglia analoga, nel 2015 all'Istituto Superiore di Studi Medievali Cecco d'Ascoli, per il premio internazionale Ascoli Piccini. Quindi è stato premiato il libro. Grazie, scusate, sono andato un po' lungo, ma le cose da dire erano tante. Grazie Giovanni per la ricchezza dei contenuti, veramente stupendo, guarda. E non so, è già tardi, però se ci sono domande, sì, credo che qualche domanda, domani... qualche cosa a cui posso rispondere, so rispondere in maniera veloce. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Ne abbiamo viste talmente tante che ormai... Ecco, questo per dire, no, questo a dimostrazione che questo patrimonio, a mio avviso, è stato un po' negletto, no? Certo. E voglio dire, ripeto, sia in Romagna, sia in Toscana, in Umbria, in Sicilia, mostre su queste opere ne hanno fatte diverse. No, veramente sono cose che molti di noi sicuramente ignoravano, io sicuramente. No, ma anche perché è cambiato Margherita, ovviamente nei secoli è cambiato, diciamo, il sentimento religioso, no? Certo. Una volta queste opere rappresentavano, era la Bibbia, come ho detto, per farmi capire, la Bibbia dei poveri. Poi, certo. No, poi la stessa Chiesa, no? Con la Controriforma ha cambiato tutto l'assetto dell'arredo interno. Delle chiese, qui te l'ho detto, queste molte sono state messe in uno scantinato, in sagrestia, vendute, bruciate, rubate, quindi non c'è più ovviamente una sensibilità. Infatti io dico sempre, ma quando entro in una chiesa, adesso vabbè, io come dice qualcuno, vabbè, sono ormai fissato, no, con queste opere, ma quando entro in una chiesa che c'è una di queste chiese monumentali, a volte lo stesso io quando torno a Macerata Feltria, no? Che vado in chiesa alla messa, guardo la gente, ma dico, ce n'è uno che alza lo sguardo a guardare la croce. Perché non c'è più questo, ripeto, questo sentimento religioso? Magari quando si ferma a vedere un quadretto sacro, no? Questa croce è così, come si dice, si vede e non si guarda. No? Quindi, è comprensibile, però insomma chi è gli addetti ai lavori, come dire, non dovrebbero dimenticarsi del patrimonio che abbiamo, anche perché poi in quegli anni, in quel periodo 200 sono del 300, siccome sono quasi tutti di origine di committenza francescana, ha segnato la storia religiosa sociale della nostra regione, insomma. Certo. Noi siamo la terra dei fioretti, ricordo, no? Benissimo. Giovanni, allora, sì. Una curiosità, forse da... No, certamente da incompetente. Come mai il fiorire delle
croci dipinte proprio in quest'area geografica, soprattutto dell'Italia centrale, sembra, no? Allora, io chiaramente non ho una risposta esauriente, o meglio, non conosco effettivamente il perché di questo fenomeno. Tieni conto che però nel secolo VIII, quindi nel Settecento, con la furia iconoclastica che c'è stata in Oriente, molti artisti vennero in Italia e sbarcarono soprattutto nel nord della Toscana e nel sud della Liguria. Non a caso quella croce dipinta di Mastro Guglielmo di Sarzana è ritenuta, tra l'altro quella è anche firmata e datata, anche se è stata rimaneggiata più volte, eccetera. Si ritiene che sia uno di questi che venga dalla Siria, insomma, da questi paesi del Medio Oriente, insomma. Quindi molti artisti arrivarono qua. Poi ripeto, lì hanno attecchito, ripeto, se uno va a Lucca, a Pisa, no? Ci sono molti croci dipinti del 200, ma molto più che delle macchie, anche molto belle, dorate, eccetera. E poi l'evoluzione, appunto, francescana ha fatto la diffusione, sicuramente ha avuto più diffusione nell'Italia centrale, poi l'ha avuto anche in altre regioni, il francescanesimo, sicuramente esploso prima nell'Umbria e poi nelle Marche e nell'Emilia Romagna. Per esempio, poi vabbè, dopo c'è stato, dico, l'avvento di Giotto, eccetera. Per esempio in Sicilia un fenomeno anche lì durante questo periodo c'è stato, però molto meno, si è sviluppato, guarda caso, si è sviluppato nel 400-500, 1400-1500, quindi più tardi. E ci sono anche delle croci bellissime, non so se qualcuno le ha viste, addirittura sono double face. Sono molto. Infatti avevo proposto a una studiosa che appunto ha realizzato un libro analogo come il mio sulle croci siciliane, no? di fare una conferenza di confronto tra le nostre dell'Italia centrale e quelle della Sicilia. Io credo, penso siano questi i motivi. Perché in effetti anch'io non stavo, quando tu mi regalasti il libro, non stavo pensando proprio ad un confronto tra le espressioni dell'arte religiosa in Puglia, no? E questo studio, che è interessantissimo, è un percorso affascinante proprio. Quindi, è un ambito che va un po' esplorato. Qualcosa c'è anche da te nella tua regione. Il fatto che poi dopo, praticamente dal 400 in poi, eccetto qualche eccezione, le croci dipinte sono tramontate, non andavano più di moda alla fine del 400. Quindi sono subentrati i politici, sì. E sono subentrati i crocifissi scolpiti e le pale d'altare, capito? E quindi, come dire, non c'è stato il tempo, ovviamente, di una diffusione massiccia in altre, proprio per il cambiamento della stessa Chiesa, no? Dal punto di vista religioso, dal punto di vista degli arredi, della liturgia. No? Dunque, è un percorso di un fascino straordinario. Io ringrazio tutti voi per avermi ospitato questa sera e abbiamo veramente goduto. Grazie, Tommaso. Grazie. Non so quanti ancora sono collegati, ripeto, se qualcuno interessa il libro lo posso far arrivare a Margherita. Va bene, lo dicono a me, va bene? Sì, fatti dire a te, poi dopo ci sentiamo se qualcuno è interessato. Senz'altro.
Benissimo, allora buonanotte, buona serata a tutti e grazie, grazie ancora al nostro relatore, brillantissimo, e, insomma complimenti, complimenti. Poi, faccio presente che è stato, questa, io di presentazioni, come ti ho detto, ne ho fatte parecchie di queste opere, è la prima volta che lo faccio via Zoom. Spero che abbia avuto qualche efficacia via Zoom. Sì, sì, certo, no. Certo. Bene, grazie ancora, sì, buonanotte. Buonanotte, grazie Margherita, poi ci sentiamo il prossimo. Buonanotte. Ciao Alessandro, salutami le Ande, i tuoi meravigliosi territori. Arrivederci. È stato un piacere ascoltarti. Prima o poi ti verrò a trovare, Covid permettendo. Sì, è ora. Grazie, saluti a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.